Uè, ciao, hai visto The Wolf of Wall Street? Molto probabile, perché se tu fai soldi online, sei interessato ai soldi online, se tu hai sentito parlare di soldi, hai visto The Wolf of Wall Street. Quindi non sto a spiegarti che cos'è. Questo video è una analisi slash reaction slash ecco cosa fa e perché lo fa di Jordan Belfort che vende roba alle persone. Questa scena nello specifico è, diciamo, una delle due scene più famose. C'è questa e poi c'è quella in cui vende per la prima volta i suoi pink sheets, i penny stocks. Non sto a spiegarti gli stock, queste cose qui. Ci concentriamo sulla vendita e la vediamo tutta, perché all'inizio ci sono un paio di cose carine da dire, quindi iniziamo. Insomma, quale persona con un'istruzione decente darebbe credito a questo branco di imbranati? Attacca quel telefono, digli di richiamare. Ma vuole comprare per $5,000 adesso? Allora! Ma se non sembrassero un branco di imbranati, se riuscissi a insegnare loro come vendere a persone con i soldi? Allora, questa parte è più importante di quello che sembra. Ma se non sembrassero un branco di imbranati... E fin lì ci siamo tutti quanti. Non puoi sembrare un branco di imbranati e poi andare a vendere roba. Fin qui ci siamo. Il punto è quanto è importante l'apparenza per vendere qualcosa. E quanto è importante sembrare addirittura un po' più grosso di quello che tu sei veramente. Quando parli con un altro essere umano, diciamo, c'è questo modo di dire. Tu hai due chance per fare una buona impressione su di lui. La prima è quando ti vede, la seconda è quando apri la bocca. Quindi quando uno ti vede per strada, il modo in cui cammini, il modo in cui parli magari al telefono, il tono che usi, la velocità con cui parli, i vestiti che hai addosso, il modo in cui gesticoli, sono tutti, diciamo, clue, piccoli indizi che noi esseri umani usiamo per capire chi abbiamo davanti. Cura bene la prima impressione, poi se sbagli più in là, vabbè, pazienza. Però la parte iniziale deve essere ben curata e ben studiata ancora prima di arrivare a parlare. Soldi veri. Così decisi di reinventare la società. Signori, benvenuti alla Stratton Oakmont. Voi fessacchiotti prenderete di mira l'1% degli americani, i più ricchi. Stiamo parlando di balene, ragazzi. Di Moby Dick, cazzo. E con questo testo, che d'ora in avanti sarà il vostro arpione, io insegnerò a ognuno di voi come poter diventare... Vedi il modo in cui lui mette potere sulle parole più importanti? Con questo qui, che è il vostro arpione, e arpione ci mette tanta enfasi. Perché? Perché arpione è la parola importante. Arpione, questa cosa particolare che io ho in mano, questo è il segreto al successo. Questo è il segreto per vendere questi fucking penny stock cancerogeni. In copywriting, perché io faccio copywriting, questa si chiama enfasi tipografica. Cioè, quando tu vai su un sito online, su una sales page, ci sono sempre alcune parole che sono messe in grassetto. È la stessa cosa quando parli, solo che non la metti in grassetto, ci metti più peso sopra. Ci sono vari modi per mettere peso, per enfatizzare alcune parole. Quella più semplice è rallentare quando dici una parola importante. Quindi la parola più importante rallenti quando la dici. Un'altra cosa è lasciare una pausa dopo quella parola importante. Ad esempio, se la parola importante è gratis, lasci la pausa dopo la parola gratis. Quindi, Marco, siccome vogliamo offrirti la migliore esperienza possibile, il primo mese con noi sarà completamente gratis. Una roba del genere. Fare un capitano ACAB, capito? Tra l'altro, le pause, parliamo un attimo delle pause. Se tu ci fai caso, le persone di alto livello lasciano sempre delle pause quando parlano. Perché? Perché vogliono, numero uno, dare tempo a quelli che ascoltano di starne dietro, di ragionare, di capire cosa lui sta dicendo. Numero due, per pensare alla prossima fucking frase. Numero tre, per far sì che alcune parole, come ti dicevo prima, arrivino al 100%, quindi facendo questa specie di enfatizzazione. E non è facile rallentare, non è facile parlare piano, perché sei stressato, sei ansioso, vai a 3000. Devi proprio metterci un effort cosciente e dire a te stesso: ora parlo piano. Un buon esercizio è provare a ritmare quando parli, e se tu ora ci fai caso, quando lui parla sembra quasi che stia rappando su un beat. Capitano ACAB. Quello del libro, scemo. Del libro, testa di cazzo, del libro. Ma accendi quel cervello, letto un libro. Ascoltate, siamo una nuova società con un nuovo nome. Una società in cui i nostri clienti crederanno sul serio. Una società di cui i nostri clienti si fideranno. Una società le cui radici sono così profondamente conficcate in Wall Street che i nostri padri fondatori arrivarono col Mayflower e incisero il nome Stratton Oakmont direttamente sulla roccia di Plinth. Avete capito? Ecco quello che faremo. Prima ci proviamo con le Disney. Ci sono con alcune AT&T, cose che non fanno IBM, così tanto esclusivamente effetto. Esclusivamente azioni blu chip, società che questa gente conosce. Una volta che li abbiamo agganciati, cominciamo a... Ti ricordi il discorso che ho fatto all'inizio della prima impressione, dell'avere una buona prima impressione? Qui lui sta dicendo: ok,
Siccome questi penny stocks, pink sheets, cancerogeni che noi stiamo vendendo sono stock che nessuno conosce, sono stock di bassissimo valore, come facciamo a venderli? Beh, non proviamo a venderli. Prima proviamo a vendere blue chip, stock grandissimi, non so, Disney, Microsoft, Apple, quindi grandissimi stock che tutti quanti conoscono, che tutti quanti sfidano. Una volta che li abbiamo tirati dentro con qualcosa che loro si fidano, li vendiamo la merda. Caricare merda, ossia gli rifiliamo le penny stock, dove noi facciamo i soldi veri, 50% di commissioni. Dunque il segreto per fare soldi in una situazione del genere è di Vedi? Enfasi tipografica. Dunque il segreto? Il segreto per fare una... Ecco, chiaramente dice segreto, quindi abbassa la voce e si avvicina per dire che è un segreto. È ovvio che non devi replicarlo al 100%, non puoi parlare come Jordan Belfort del film doppiato male e aspettarti che riuscirai a vendere, ma devi un po' cambiare il tono, cercare di giocare con la tua voce, cercare un po' di fare quasi l'attore, perché se riesci a coinvolgere le persone in questo modo, loro sono tipo dietro a ogni singola sillaba che tu dici. È ovviamente un po' esagerato perché è un fucking film, ma è ovvio che quando hanno fatto questo film hanno studiato le vere strategie di vendita. Infatti ora c'è una frase che Jordan Belfort usa veramente nella vita reale. Azionarvi ora prima che chiudano l'operazione, perché il momento in cui lo leggete sul Wall Street Journal ormai è troppo tardi. È importante sta parte. Ci sono due strategie dentro la frase che ha detto adesso, perché il momento in cui lo leggete sul Wall Street Journal ormai è troppo tardi. La prima strategia è FOMO, quindi FOMO sta per Fear of Missing Out, paura di perdersi qualcosa, ed è semplicemente, senti, l'opportunità è questa. Se tu vuoi fare soldi con questo stock, li fai adesso. Perché quando sto stock appare su Wall Street Journal, oppure quando vedi questa notizia sul Wall Street Journal, l'opportunità è passata. Quindi o agisci adesso o niente. La seconda strategia che applica è mettersi a confronto con gli altri. Provare a fare colpo quasi sugli altri. Perché? Perché lui gli sta dicendo, senti, adesso magari nessuno conosce questo stock. Magari nessuno capisce che questo è una grandissima opportunità, magari nessuno lo dice, però tu fatti furbo e fallo per primo, fai più soldi degli altri, così potrai poi dire che sei stato tra quelli furbi che hanno agito su questo stock all'inizio. Poi aspettate, aspettate, e quello che parla per primo perde. Allora, ti spiego questo discorso del quello che parla per primo perde. È veramente così? Qui è esagerato, ma quando è veramente così? Non è sempre così. A volte possono esserci problemi, tipo immagina se tu provi a chiudere un cliente, gli fai una domanda, magari è caduta la linea e tu non parli, stai lì 5 minuti col telefono, cioè capito? Ci sono situazioni in cui non va applicato. La parte in cui va applicata di solito è verso la fine, quando il cliente ha compreso l'offerta, quindi sa cosa vendi, capisce quanto costa, capisce tutto, ha capito i suoi pain point e ha un buon livello di interesse. Se non ci sono queste tre cose, non puoi fare il gioco del quello che parla per primo. E di solito si fa quando tu fai una domanda molto, diciamo, molto dritta al punto, a cui lui vorrebbe rispondere in un certo modo, ma c'ha un po' delle seghe mentali. Un esempio è, quindi, come ti ho spiegato, Marco, l'offerta è questa, babarababa, costa XY, quindi iniziamo o no? Silenzio. E aspetti che risponda lui. Quello che parla per primo perde perché? Perché quello che parla per primo è quello che ha ceduto alla pressione e al silenzio. Quindi ha perso. Il gioco è questo. Scusi, io apprezzo molto la chiamata. Devo davvero farci un pensiero. Il motivo per cui lui lo sta prendendo per il culo adesso è perché ci devo dare un pensiero, ci devo pensare, devo parlarne con XY. Sono generalmente scuse per dirti che non si fidano di te. Sono obiezioni. Le obiezioni nella vendita sono motivi reali o finti per cui loro non comprano. Che può essere non mi fido di te, può essere costa troppo, può essere non ho i soldi, potrebbe essere non ho tempo di parlare adesso. Quindi a volte sono vere, a volte non sono vere. Le obiezioni come questa del devo parlarne con XY, devo pensarci un po' di tempo, sono modi per dire non ho capito quello che mi vuoi vendere, oppure non mi interessa, non capisco come mi puoi aiutare, non vedo il valore, costa troppo o non mi fido di te. Se loro parlano di te e dell'offerta backstage, potrebbero venire fuori obiezioni che non puoi rispondere perché non sei lì in quel momento. Quindi per quanto possibile mantieni le conversazioni con te, devi essere presente in tutto. Non è sempre possibile, però provaci. Parlarne con mia moglie, la posso richiamare? Loro non sanno, giusto? Ci devono pensare, ne devono parlare con le loro mogli o con la fata turchina. Il punto è chi se ne frega di quello che dicono. L'unica vera obiezione che hanno è che non si fidano di voi. Esatto, vedi, che non si fidano di voi, che non hanno capito bene, anche questa è comune. A volte, diciamo, il punto è questo, che le persone hanno paura del confronto e hanno paura di dire a qualcuno in faccia, senti, non mi fido di te. Quindi al posto di dirti non mi fido di te, ti dicono ci devo pensare. Che è una scusa, è una cavolata. Quindi non è che te lo dicano perché ti odiano, lo dicono semplicemente perché non vogliono mettersi nel discomfort
Newport del mettersi in contrasto con te. E perché dovrebbero fidarsi? Ma guardatevi, siete un branco di squallidi venditori, giusto? Allora, che cosa mi vuoi dire che se ti compro le Union Carbide a 7 e te le piazzo a 32? Le Texas Instruments a 11 e te le piazzo a 47? Le... Questa è una dimostrazione di... È più importante come lo dici rispetto a che cosa dici. Se lo dici bene, le persone ci credono. Soprattutto se lo dici con tanta convinzione. Se tu sei convinto al 100% che quello che dici è vero, le persone ci crederanno, anche se non hai nessuna prova. Quindi lui dice, se te le prendo a X, te le piazzo a Y, dice cose random, numeri completamente sparati, però siccome dice con questa confidence, come se fosse chissà che roba studiata, il messaggio arriva. Tu è still a 16 e te le piazzo a 41? Tu non mi diresti adesso, Chester, prendimi qualche migliaio di azioni della Disney immediatamente, ma te... Lui sta facendo una catena logica. Le catene logiche si usano sia in copywriting, quindi vendita scritta, che nella vendita reale. E questa è una catena logica del cazzo, perché non c'è niente di logico in ciò che ha detto, è una grandissima promessa e lui deve credere sulla parola, ma la catena logica funziona sia se lo fai così, se davanti alla persona giusta, e funziona molto bene se è una vera catena logica. E ti faccio un esempio così capisci. Facciamo che tu sei un'agenzia di marketing, ok, e devi vendere il tuo servizio di marketing a uno che ha un pessimo funnel e il suo funnel non funziona, e tu gli dici: quindi Marco, il motivo per cui tu non stai vendendo in questo momento non è perché non spendi abbastanza in ads, non è perché le ads sono fatte male, il target non c'è, Facebook ti banna. Il motivo è semplicemente questo: il funnel contiene troppi step. Le persone devono fare avanti e indietro, cercare 50 pagine diverse, così non vendi. Le persone si perdono di mezzo. Il modo per vendere qui è ridurre le pagine del funnel. Io te lo faccio in 2 giorni, 48 ore da adesso tu avrai un funnel che vende. Quindi perché non iniziare adesso? Ida, io non la conosco, lei mi ha telefonato, ma è un perfetto estraneo. Sono pienamente d'accordo con te, tu non conosci me. Si rilassa e lascia che mi presenti. Mi chiamo Holden Kapfenberg. Robbie Feinberg. Chester Ming. Sono il... Loro adesso lo fanno quando è venuto fuori. Quindi spiegano, oi, io sono XY, quando è venuto fuori non so chi cazzo sei. Di solito si fa all'inizio. Monte, voglio diventare uno dei top broker della mia società tra un anno. E non ci arriverò se sbaglio, Steph. Qui usano ambizione, mostrano ambizione, gli altri rispettano l'ambizione, quindi ottengono il rispetto del lead, del contatto, mostrando grande ambizione. Sì, certo, lo capisco. Lei mi sembra una persona abbastanza sincera. Grazie, non la farà diventare ricco e non la farà diventare povero, ma questa transazione di sicuro serve. Servirà come banco di prova per affari futuri, Kevin. Ti senti a tuo agio con me ora, Scotty? E così lei saprà per certo di avere finalmente trovato un... Allora, qui ci sono varie cose interessanti. Questo serve come banco di prova per affari futuri. Quindi torna il discorso del prima ti fidi e poi ti vendo veramente quello che ti voglio vendere. La fiducia è la prima cosa che serve, perché se loro si fidano, i soldi te li danno. Broker a Wall Street di cui fidarsi. Ha capito il suo pain point e sta usando il suo pain point per vendergli la fantastica offerta, fucking opportunità. Hai trovato qualcuno di cui ti puoi fidare. Finalmente ti puoi fidare di qualcuno. Finalmente. Il pain point è centrato. E che sistematicamente le farà guadagnare parecchio. Le sembra ragionevole? Le sembra ragionevole è una traduzione di sound fair enough. Sound fair enough è tipo suona, sì, ha senso, ti torna quello che ti ho detto, sound fair enough. Jordan Belfort ce l'ha con questa frase, la fa di continuo questa domanda, ma secondo me in italiano ti sembra ragionevole non è bellissimo da sentire, quindi non prenderlo alla lettera. Prova domande come ha senso? Mi segui? Hai capito? Tutto quanto per te, cosa ne pensi? Roba del genere. Sì, lei è... Devo dire che sono piuttosto colpito. Che cosa... Non lo so, che mi consiglia? Kevin? La domanda più bella che ti possono fare i lead è: che mi consiglia? Cosa vuoi che faccia? Cosa devo fare? Perché a questo punto ti fanno capire che loro si fidano, loro credono in te e in quello che fai e ti dicono: ok, mi fido, dimmi cosa devo fare. Mi dia un'opportunità adesso con una blue chip stock tipo Kodak. E mi creda, Kevin. L'unico problema che potrà avere è di non averne comprate di più. Le sembra ragionevole? Cazzo, mia moglie. Questa comunicazione è estremamente gallo, alzato la cresta, molto confident, quasi arrogante, funziona. Per quanto sembra assurdo, funziona se la sai fare bene. Io chiederò il divorzio, ma... Sì, facciamolo, cazzo, sì. Scelta eccezionale. E ha venduto. Oi, questo era il video, spero che un minimo ti sia risultato utile. Se ti interessa la vendita in generale, ci sono 2 modi per vendere. Vendi per iscritto o vendi al telefono. Se vendi per iscritto, sei un copywriter. Il copywriter in marketing è colui che si occupa di scrivere i
testi di vendita, tipo le pagine di vendita, le email di vendita, le ads, eccetera. Il copywriting è una delle skill più pagate all'interno del contesto marketing. Se ti interessa sviluppare questa skill, ho fatto un corso che in questo momento è in promozione, tipo di un botto, quindi clicca il link che c'è in descrizione, vai a vedere le info. Questo è quanto, ciao ciao.